Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, questo è Crypto Farm Italia, io sono Andrea, oggi andiamo a vedere qualche news sulla DeFi che si è verificata questa settimana, che cosa c'è, quale operatività si può ottenere su alcuni progetti, dove andare a trovare dei rendimenti interessanti, vediamo cosa c'è di nuovo, insomma, velocemente, per aggiornarci anche ogni tanto. Uno dei personaggi più in voga sicuramente ultimamente, più sotto i riflettori, è Daniele Sesta, che è, diciamo, cofondatore, coproduttore di Wonderland, di Abracadabra e di Popsicle Finance. Ha fatto proprio un annuncio ieri dove ha detto che fondamentalmente l'hacking che si è verificato mesi addietro quest'estate su Popsicle Finance, di cui ho tenuto anche un video, ve lo lascio in descrizione per sapere cosa molto importante, come funziona Popsicle, perché fra pochissimo verrà rilanciato, ma insomma Daniele ha detto che avrebbe ripagato il 100% dell'hacking e avrebbe dato appunto questo refund nel wallet di Phantom come NICE, che è per chi ha subito appunto l'hacking su Popsicle Finance, più precisamente sul protocollo che era Sorbetto Fragola, protocollo di ottimizzazione di Uniswap V3. Guardate appunto il video se non sapete come funziona Sorbetto Fragola. È di poco tempo fa proprio l'annuncio che l'hacking è stato ripagato sotto forma di token NICE che potete tranquillamente swappare su Uniswap e portarlo su Ethereum. Ma fondamentalmente che cos'è questo token NICE? Questo è l'indirizzo se volete aggiungerlo su Phantom, se volete verificare che anche voi avete ricevuto appunto i vostri NICE. L'NICE a che cosa serve? È un token che, se messo in staking sulla rete di Ethereum, dà diritto a raccogliere il 10% delle fee di Sorbetto Fragola. Se andate sui docs di Popsicle Finance, guardate, il 10% delle fee di Popsicle Finance con Sorbetto Fragola è sottratto agli utenti che hanno fornito la liquidità e viene dato agli NICE holder. Questa è l'interfaccia di Popsicle Finance su rete Ethereum, basta mettere in staking gli NICE, l'unico problema è che adesso le gas fee di Ethereum sono molto molto alte, quindi bisogna avere una quota considerevole di NICE per riuscire a non perdere troppo, diciamo. Oltre a questo, Daniele Sesta e il team hanno offerto un incentivo ulteriore per chi ha subito questo hacking, ossia se chi ha subito l'hacking non venderà direttamente gli NICE, ma li holderà, li deterrà fino al 3 agosto 2022, data in cui ci sarà lo snapshot, riceverà un'aggiunta del 20% di NICE di quelli che sono stati dati ad oggi. Quindi è una forma, è un incentivo per detenere il token, per credere nel progetto, nell'ottimizzatore di Uniswap. Direi quindi che è assolutamente lodevole l'operato di Daniele Sesta e di tutto il team. Sono riusciti a restituire in un tempo brevissimo la totalità dell'hacking che è stato subito su Sorbetto Fragola. A me Sorbetto Fragola, come sapete, piaceva tantissimo e con questa mossa sono veramente contento di poter essere un holder del token di NI. Soprattutto perché verrà rilanciato molto a breve. Quando non si sa, comunque l'audit è stato fatto da Quantstamp, ce n'è un altro in lancio, sono state create due versioni, la Lite, più facile l'interfaccia, e la Pro da utilizzare, e verranno create all'inizio queste coppie qua dove andare a fornire la liquidità. Guardatevi sempre il video se non sapete come funziona, altrimenti non capite. Ci sarà anche poi la possibilità di fare del leverage, ma lo scopriremo dopo perché non è ancora stata approvata, prima verrà testata appunto Sorbetto Fragola. La seconda cosa che ci tengo a sottolinearvi, che da un po' che non ne parlo, è sicuramente l'exchange di KuCoin, che non viene mai sponsorizzato da nessuno, forse perché i referral link non sono poi così straordinariamente convenienti, ma ad oggi, ragazzi, per parcheggiare la liquidità con la possibilità di fare auto lending, KuCoin ci sta dando ormai da un mese e passa dei rendimenti veramente interessantissimi, 30-50%, nell'ultimo mese è stato sempre tra il 30 e il 50%, quindi veramente molto bello poter depositare in autolending, poter ritirare dall'autolending abbastanza velocemente, ci sono costi molto ridotti, si possono spostare gli USDT facilmente sulla rete di Tron da una parte all'altra in SeFi o in DeFi, quindi veramente secondo me molto molto interessante per apparcheggiare momentaneamente la liquidità. Poi ovviamente quando il mercato cala si può arrivare a rendimenti intorno al 5, 6, 10, 12%, 5% proprio quando c'è scarsissima volatilità. Comunque, se vi interessa, ho fatto il video su KuCoin e se vi piace questa piattaforma utilizzate il mio referral link che aiuterete anche sicuramente me a sostenere il lavoro per questo canale. Andiamo a vedere adesso un po' la blockchain di Avalanche velocemente, tocchiamo quelle che io utilizzo maggiormente. Il nuovo progetto che verrà
lanciato su Avalanche tramite Avalanche è appunto Play Crabada, che non lo conosco minimamente, però vedendo quanto è andato bene Rocco Finance sicuramente mi registrerò. Quindi la registrazione parte il 2 di novembre. Per chi non lo sa, Avalanche è launchpad sulla blockchain di Avalanche. Ci sono state già numerose vendite, 5, a cui abbiamo partecipato anche come tra virgolette canale, e sono andate piuttosto bene. Infatti, se vedete qua sono i risultati che sono stati ottenuti dalle vendite di questi token. Quindi si è partito da un 8x, 33x, 12x, 52x e 10x come all time high, se uno fosse riuscito a vendere nel livello massimo. E soprattutto Rocco Finance ha ottenuto un 52x e attualmente comunque ha una quotazione molto molto superiore, mi pare che sia intorno ai 4,5, non voglio dire delle sciocchezze. E quindi il trend NFT gaming, NFT Play to Earn, è sicuramente molto interessante. Il gioco, il launchpad su Avalanche che ci sarà fra 2 giorni, parla proprio di questo, anche se la UI di quel gioco secondo me è terrificante. Se non sapete come funziona Avalanche, guardate il video, ve lo lascio in descrizione. Fondamentalmente bisogna registrarsi, fare un KYC, verificare il wallet, successivamente mettere in staking gli XAVA, che è il token della piattaforma di Avalanche. Rimanendo sempre in tema di Daniele Sesta, MIM, che è la stablecoin di Abracadabra, è presente attualmente anche su BankerJo, che è una delle 3 piattaforme principali di lending sull'ecosistema di Avalanche. Quindi se uno fosse esposto a MIM magari su rete Phantom eccetera eccetera, un'alternativa, poi bisogna vedere sempre i rendimenti, magari ci possiamo fare un video, è di andare a fornire liquidità. In questo caso su MIM a oggi si prende il 7,38 più il 13,50%. Il 7,38 in MIM, la controparte 8,86 più 4,72 lo prendiamo invece in Joe Reward per l'8,86% e AVAX Reward. Vi faccio vedere una cosa interessante per il token di Joe: io non lo detengo più, sapere dove andrà a finire è praticamente impossibile, però sta macinando delle belle revenue. Se andate a guardare su Token Terminal, comunque è sopra protocolli come Curve, Balancer, Banky, QuickSwap, MakerDAO. Insomma, è un protocollo che genera un sacco di revenue. Questo qua sono negli ultimi 30 giorni. Lavora come XJO, quindi come XSushi, come ICE con NICE, quindi raccoglie le fee del protocollo per i detentori del token stesso. Non si sa come, quanto verrà adottato. Può darsi che venga utilizzato come collaterale anche nella piattaforma di BankerJO. Quindi può esserci dell'utilità, può esserci del valore in questo token. Io non sono esposto in questo momento, tranne che nella piccola farma. Per i meno esperti vi segnalo sempre sull'ecosistema di Avalanche sicuramente i rendimenti che potete ottenere su Curve, sia sulla pool delle 3 stablecoin, che a oggi comunque viaggia ancora intorno al 22% su Avalanche Reward in token AVAX, WAVAX, la versione wrappata, e la 3 crypto, no, la 3 pool BTC, Ethereum e stablecoin, 33% ciascuno, che a oggi siamo intorno al 34-35%. Curve più, per i più temerari, ovviamente si passa poi all'ottimizzazione, se uno non vuole esporsi ad AVAX, su BFI Finance. Su BFI Finance la 3 pool viene pagata al 23,75%, la 3 crypto raggiunge un APY del 50,72%, quindi sicuramente molto interessante. La farm di prima, Joy USDC, dove sono io, paga al 358,84%, è ovviamente soggetta a super in permanent loss. Comunque per le pool di Curve sicuramente super interessante la coppiata con BFI Finance anche su rete di Avalanche. Passiamo adesso a guardare un po' Polygon. Anche per quanto riguarda Polygon siamo quasi al 20% sulla 3 pool, e per quanto riguarda la 3 crypto viaggiamo ancora sul 34-35%. Curve sta decisamente pompando questa pool e c'è la possibilità forse in futuro che venga ripristinato Wrappedmatic come reward del token, e probabilmente vedremo diminuire un po' Curve. Comunque rimangono interessanti sia i volumi che gli APY che ci sono su queste pool, ovviamente possono essere boostate nello stesso modo su BFI. Infatti su BFI, se guardiamo la 3 pool delle stablecoin, adesso è boostata, però raggiunge il 29-30%, e per quanto riguarda la 3 crypto oggi sta al 62,79%, quindi superiore a quella di Avalanche. Stanno combattendo giorno per giorno a vedere chi offre i rendimenti e quindi dove andrà la liquidità più facilmente. Vi faccio vedere, anche interessantissima secondo me, siccome sono dentro a My Finance, dopo ne parliamo un attimo, su BFI Finance c'è sempre la pool MyUSDC, 2 stablecoin, My Finance è appunto la stablecoin del sistema di KiDAO,
e oggi paga praticamente il 48,50%. A proposito di BFI Finance e di KeyDAO, c'è una partnership nata da poco su Polygon, BFI Finance, KeyDAO e MarketXYZ. Adesso vi spiego velocemente, poi magari ci facciamo un video sopra. Vi dico solamente che si tratta di fare della Lego DeFi utilizzando il token di deposito di BFI Finance per andare a prendere in prestito dei MAI e quindi creare veramente degli ottimi rendimenti. Non conosco bene MarketXYZ, oggi ho fatto una prova, una simulazione, ve la mostro subito. Però devo indagare meglio. Comunque, nel futuro ci sarà anche la possibilità di saltare MarketXYZ e di fare tutto questo sulla piattaforma di KeyDAO, che mi piace tantissimo. Di che cosa si tratta questa cosa qua? Allora, ve lo spiego velocemente. Noi andiamo a depositare su Curve le nostre stablecoin, dopodiché le andiamo a depositare su BFI Finance, Polygon. A oggi, abbiamo visto, ci paga il 29%. Cosa succede? Noi prendiamo, quando le depositiamo su questo BFI Finance, ci viene dato un token sotto, che si chiama MuTree Curve, eccetera, eccetera, che dice che abbiamo depositato appunto all'interno di BFI Finance e che farà autocompounding delle nostre reward. Andiamo a depositare questo token su MarketXYZ, da cui non riceveremo al momento un APY sul deposito, possiamo andare però a chiedere un prestito al 75%. Di che cosa? Della stablecoin di Mai. Noi andiamo a chiedere un prestito al 75% della stablecoin di Mai utilizzando questa ricevuta di deposito di BIFI e paghiamo il 13%. Questi Mai cosa facciamo? Beh, dopo li possiamo swappare al 50% e andarli a mettere dentro la pool che vi ho fatto vedere prima che paga il 49,5%. Questi conti che ho fatto potrebbero essere sbagliati perché devo testare in prima persona se mi viene dato un APY aggiuntivo andando a portare all'interno di MarketXYZ. Io ho messo questo 21,3, ma potrebbe non essere. Se questa percentuale di deposito del 21,3 che ho segnato e probabilmente è sbagliata non ci fosse, ovviamente si va a far presto, si andrebbe a ricevere intorno al 56%. Sulle stablecoin. KeyDAO è passato nell'ultimo mese da circa 0,37 arrivare a 0,80, quindi ha avuto una performance decisamente eccezionale in quest'ultimo mese, ha sovraperformato numerose coin, sia perché si sta aprendo al mondo di Phantom, sia per questa notizia su BIFI. Molta gente ha iniziato a riacquistare il token, a fare staking di questo token, quindi sono molto contento di come stanno andando avanti le cose e di aver preso posizione su KeyDAO. KeyDAO è una piattaforma che lavora sinergicamente con altre piattaforme, quali per esempio Aave, quali per esempio Earn Finance, porta al suo interno degli interest bearing token, cioè token che guadagnano interessi costantemente, fanno compound, potete andarli a mettere come collaterale, potete chiedere a prestito la stablecoin di Mai, interessi zero, i vault sono segregati, sono solamente vostri, non sono accessibili a nessun altro, voi chiedete a prestito voi. Può durare quanto volete il prestito, è associato una reward sul prestito che varia dal volte che andate a fare 22,6% su BTC, eccetera, eccetera. Vi chiedete i vostri prestiti e con i prestiti andate a fare del farming della DeFi Lego da qualche altra parte. La piattaforma poi paga le reward settimanalmente, sia quelle del vault che quelle se voi andate a lockare, a mettere in staking i vostri key, li bloccate fino a 4 anni, potete bloccarli e in relazione a quanto tempo li bloccate hanno all'interno di questi key anche tutte le reward fee della piattaforma e settimanalmente vi vengono date in base al vostro snapshot le reward di cui avete diritto. Quindi una piattaforma anche questa, come sapete, molto interessante. Vi lascio i video in descrizione. Un altro bel rendimento lo possiamo ancora trovare su Instadap andando a fare il nostro loop di leverage, video in descrizione se non lo conoscete, se siete nuovi. 32,77% su USDC, praticamente non dico con rischio basso, ma comunque molto molto contenuto per essere una posizione in leva sulla stessa stablecoin, non mi ha mai dato problema da mesi. Ci sono anche delle novità, ci sono delle novità che magari ne parliamo in un altro video, perché vedete c'è questa strategia nuova che si chiama Protection Automation. Insomma, vi dà la possibilità di settare delle soglie in cui per non essere liquidati. Quindi, però ci faccio un video perché va approfondita, soprattutto con altri asset che non siano stablecoin. Cioè, è una protezione dalla liquidazione che voi potete impostare automaticamente, che vi va a ripristinare una sorta di collaterale che va a vendere lui per non essere liquidati. Comunque ci faccio un video perché è una futures molto molto interessante. Andiamo lato Phantom. Ho provato, ne avevo tanti dubbi perché conosco Ellipsis, siccome lavora con un sistema di tokenomics similare ad Ellipsis, video in descrizione.
La piattaforma di Geist, una delle piattaforme di land, la piattaforma di landing più grande su Phantom, la detesto abbastanza. La detesto per quale motivo? Perché dà rendimento in questo malefico token, che è il token Geist, che se lo vuoi vendere subito perdi il 50% immediatamente. E oltre a questo, per importi, diciamo, 5-10 mila dollari messi in landing, si fa pagare per fare il claim, si fa pagare perché magari settimanalmente tiriamo fuori 20-30 dollari e devi pagarne uno, uno e mezzo in Phantom per fare l'operazione, perché insomma non mi piace, c'è di meglio secondo me. Molti mi diranno, sì però vai a loccare il Geist che dà delle APY non mostruose, cioè tipo 2 settimane fa era 2000 l'APR del locking del Geist. Io non c'ho niente contro Geist Finance di particolare, ma questo qua è la price action, boh non so. Non penso che ci sia neanche bisogno di commentare una price action del genere, cioè puoi avere anche 2000 di APR, ma se questo è l'andamento nel tempo, capisci che poi ti ritrovi il nulla in mano fra 3-4 mesi, quando poi addirittura quelli che sono partiti prima di te andranno a vendere massivamente. Comunque, non mi piace molto, infatti ne uscirò. Sia chiaro, non ci sto perdendo, a me è una piattaforma di landing e Borrow che non mi entusiasma. Passato la settimana scorsa il video su Tarot, vi lascio in descrizione anche questo, anche se essendo molto complicato non ha avuto granché di successo, ma a parte questo vi segnalo comunque che ci sono dei rendimenti ancora particolarmente interessanti, soprattutto anche sulle stablecoin se volete solo depositarle, 31% su USDC, nessun rischio, niente, guardate il video, comunque USDT 35%, ce ne sono varie. Novità interessante anche che hanno inserito a breve la possibilità di, per chi vuole detenere il token Tarot, di andare a fare lo staking per degli X Tarot. Funziona come l'XJOO, funziona come l'XSUSHI, cioè le fee della piattaforma vengono poi date a chi detiene il token Tarot e in X Tarot. Lato BP Finance, vi segnalo sempre che siamo intorno al 30%, adesso è boostato, in questo momento sarebbe il 25%, comunque. Vedete che fra tutte e tre le chain, Phantom, Polygon e Avalanche siamo sempre lì. 30% sulle stablecoin in questo momento e anche la pool di MIM, sempre su Curva, oggi paga il 24,42%, quindi meno di quella della normalissime tre stablecoin. Ragazzi, spero di avervi aggiornato sulle cose che reputo un pochino più interessanti di questa settimana. Cercherò di portare questo format ogni settimana, ogni 2 settimane. Adesso vediamo in relazione anche a quello che succede, perché non c'è sempre qualcosa da dire obiettivamente. E niente, io vi ringrazio per aver guardato. Se vi è piaciuto, come sempre, un like, iscrivetevi al canale, Crypto Farm Italia anche su Telegram, e alla prossima.